Benvenuti tutti a questo nuovo episodio di Assassin's Creed 2. Beh, raga, rientro dell'Animus e finalmente cominciamo le missioni a Venezia. Finalmente. Beh, è da due episodi che sto cercando di andare a Venezia e non ci sono arrivato ancora. Guardate voi. Ma finalmente ci sono. Vabbè, tanto che carica, raga, ditemi una cosa, qual è il vostro Assassin's Creed preferito? E qualcuno di voi siete dei suoni, ignorateli, stanno solo facendo dei lavori in corso, ancora, che sono una vera rottura. Maestro Da Vinci? Sì? Ben arrivato. Mi chiamo Alvise. Il signor Donà mi ha chiesto di accompagnarvi alla bottega. Siete pronto? Ah, quindi devo accompagnare Leonardo alla bottega? Ah, Venezia. Un bel luogo altrettanto bello, altrettanto stabile e perfetto. Venite, vi mostrerò le sue meraviglie. Stabile e perfetto. Il ponte di Rialto. Insomma. Guardate l'eleganza con cui si staglia sul Canal Grande, simbolo di unità e orgoglio veneziano. Proseguiamo. Sarebbe perfetto per una gara. Chissà che salto da qui. Eccoci qua, Oh. San Giacomo di Rialto, la chiesa più antica di Venezia. È splendida. Il suo orologio? Magnifico, eh? Sì, bello. Seguitemi, c'è altro da vedere. Oh, scusi. Non volevo. Nessun'altra città può eguagliare i mercati di Venezia. Che si tratti di spezie o di sete, da terre lontane e vicine, c'è. T'avevamo detto di stare a casa. No, ho pagato il nolo. Ho tutto il diritto di vendere qui. Emilio non è d'accordo. No, no, fermi, fermi! Proseguiamo il nostro giro altrove. Perché Leonardo lo vedo piuttosto spaventato. Oh, sì. Guarda, non è curiosa? Ti spiace comprarmela? Ho lasciato il denaro fra i bagagli. Ehi, sta un po' attento, coglione! Ma a quanto pare mi sa che devo andare a inseguimento. Ah no. A quanto pare no. Bene. Meglio così. E questo è il Palazzo della Seta. Dimora di Emilio Barbarigo. Normalmente vi inviterei a guardarlo più da vicino, ma vista la situazione. Perché? Che è accaduto? Sta cercando di unire i mercanti sotto un'unica egida. C'è stata una certa resistenza, anche violenta. Che tipo di resistenza? Dicono di combattere per il popolo, per la libertà e altre sciocchezze del genere. Baggianate, a mio avviso. M'hanno distrutto la bancarella. Esigo un risarcimento. Eccoti servito. Il doge lo verrà a sapere. Vi denuncerò al consiglio. Tanti auguri, amico mio. Che
Che state facendo? Sei in arresto per intralcio al commercio. Cosa? Cosa vi inventate? Non c'è una legge simile. Adesso c'è. No, fermi! Poverino. Proprio sfigato quello. Ma scusi. Questi qua mi lasciano sempre indietro. E ora vi presento la vostra bottega, Ser Da Vinci. Non abbiamo badato a spese per realizzarla. Vedrete, è perfetta. Non vi farà rimpiangere Firenze. Vi auguro ogni successo e spero che apprezzerete Venezia quanto essa apprezza voi. Infine ci siamo. È emozionante, vero? Ti va di entrare? Magari più tardi. Devo visitare il Palazzo della Seta e ottenere udienza da Emilio. Come vuoi. Ma se dovessi avere del tempo libero o un'altra pagina del codice, vienimi a trovare. La mia porta è sempre aperta. Grazie, amico mio. Di nulla. Bel giro turistico, sì. Vabbè. Ho raccolto questo bel giro turistico, direi di andare a fare qualche missione. Posso passare? Non potete stare qui, andatevene. No, E se non vi ammazzo tutti? Provo un'altra strada. Già che ci arrivo. Non ci sono arrivato. Vabbè. Pazienza. Almeno sono arrivato dall'altra parte senza spargimento di sangue. Come faccio a entrare? Scalo il muro. Oh, niente da fare. È un salto impossibile. Devo trovare un'altra strada. Colpita. Mi serve il tuo aiuto. Ti ho già visto. Dobbiamo andare. Non ti sei mai scusata per avermi urtato. Subito. Va bene, dove si va? In canale. Questo non restringe molto il campo. Oh beh. Ma muori. Giurati subito. Vai così. Dai. Non mi ricordavo molto come si contrattaccava. Negli ultimi giorni ho giocato al terzo, quindi mi sono dimenticato un po' il contrattacco del 2. Questo si avvicinano. E vabbè, se si avvicinano li ammazziamo, no? Anche se a me mi è rimasta solo un blocco di vita. Quindi meglio che non conviene combattere ancora. Beh, in effetti. Andrei meglio da sola. Sì, da sola. Saresti già morta, guarda. Di certo quel che c'è. Presto, si avvicinano. Prendetelo. Cavò. Non tementi. Farò in modo che moriate almeno in modo diverso. E chiudo la spada adesso, va? Vai così. Dai. Ma fatti un bagno. Che stai facendo? Sbrigati.
io, sei tu che sei ferma, eh. Ho dei capolavori di metallo qui. Me la caverei meglio da sola. Ora, caricate! Coraggio, fatevi sotto che vi apro in due. Che paroloni. È una che è ferita la gamba. Non riesci a combattere meglio di così? Vogliamo aprire le danze? Cazzo da... Aia. Si avvicinano. Ecco fatto. Dai, muoviti. Che caduta. Stai facendo? Sbrigati. Aia, è arrivato un pezzo grosso. Voglio che provo a attaccarlo da dietro. Eccolo! Prendiamolo! Sarei meglio da sola. Che squadra che siamo, eh! Siamo meglio andarsene. Dov'è? Acqua. Presto, si avvicinano! Ma dove cavolo mancherà questo canale qua? Dove lo devo andare? Va bene. Rinforzi, si voleva. Ma andiamo, raga. Ah, Cristo, la gamba! Non ce la fa più. Vabbè, mi tocca portarla io. Non ho inteso il tuo nome. Rosa. Onorato, mi chiamo Ezio. Lo so. Come sarebbe che lo sai? Aiuto, aiuto! Usa Rosa, ma ti devo lasciare, eh? Dai! Sai, di solito le armi servono a duellare. Faccio allora, attacca se hai coraggio. Fatti sotto! No! Lasciatemi in pace! Vi giuro, non c'entro nulla! Ah, ma io devo portarla via, intanto che combatterò con loro, va? Ok, ma ci sono quasi. No, non sono stato, ve lo giuro. Oh, cavolo. Sono appena giusto eccitata la costa. Tac! Non riesci a colpirmi, eh? Dannazione! Ti faccio a pezzi! E dai! Bravo! Vieni a prenderlo! Ma non abbastanza! Dietro di te? Per un attimo devo curarmi un attimo, almeno così non rischio di morire. Addio e rimettetevi alla svelta, amico. Sì, sì, tutto come volete voi. Ugo, che accade? Rosa è ferita. Passamela qui, faremo il tragitto in barca. Va piano. Andate, mi occupo io delle guardie. Che sono una vera rottura di scatole. Ma muori te a rompere le balle, dai. Falli fuori, Ezio! Tranquilli, penso io. Ok, questa guardia è sopra. Non patendo certo delle scuse, ma almeno sparite subito dalla mia vista! Lì.
qui! Fermo! Mio bello! Sì, apriti la strada! E boom! Muore nell'acqua! Questi qui proprio non sanno nuotare, eh! Che vergogna! Sicurata guardia avvistata! Sui tetti, fa qualcosa, presto! Sui tetti? Ari. Non è proprio un tetto, ma vabbè. Cavolo, quante guardie che ci sono qui, eh? Sì, sono un assassino, guardate, sono un Batman. Batman col costume in bianco. Beh, neanche tu dovresti stare qua. Perché sei morto. Ma va, ecco. In acqua stai più bene. Beh ragazzi, ormai non sono più guardie. Penso di averle uccise tutte, come l'ho detto, quella una là. SD. Vabbè. Che caduta con stile, eh! Beh, non sono riuscito a scapparlo. Da bianco è diventato argento. Bene, non è troppo avanti. Mi sta creando per un'altra strada, credo. Infatti mi ero anche accorto. È morto, idiota. Pregherai più tardi. Devo vedere. Devo vedere Antonio. Attento, lascia fare a me. Sto a cercare Antonio. Cristo Ugo, fa come dice. Qua l'ultimo arrivato dagli ordini. Tanto io ho fatto più di te, guarda. Ehi, svegliati. Ci serve aiuto. Dov'è Antonio? Prendetevi utili, fatele spazio. Mettila giù, qui. Siamo a casa, hanno chiamato aiuto. Grazie. Rosa, che è successo?
tiratemi via questo affare. Calma, prima di morire. Non ha toccato l'osso. Tirala fuori. Rosa, dobbiamo evitare. Ora! Come vuoi. Tenetela. Mi spiace, piccolo. Mi spiace. Ficcatelo nel culo, tuo, mi spiace. Va a cercare Bianca e fai in fretta. Dammi una mano. Come? Prendi una pezza pulita. Quando tolgo la mano, premi la pezza sulla ferita. Sei pronto? Ora! Porca puttana! Ben fatto. Lavori bene sotto pressione. È un bel caratterino. Avanti. Portatela dentro, così Bianca può chiudere la ferita. Te la caverai. Il peggio è passato. Ti venisse il cancro, brutto bastardo! A te, a quella grandissima troia di tua madre! Grazie. Rosa mi è molto cara. Se dovessi perderla... Ho sempre avuto un debole per le donne in difficoltà. Sì, l'ho saputo. La cosa ti sorprende? Sappiamo tutto di te, serapatore. Nelle tue imprese a Firenze e nel resto della Toscana. Bel lavoro. Anche se un po' rosso. Allora sai perché sono a Venezia. Immagino. Quando hai un momento, vieni a trovarmi nel mio studio. Dobbiamo parlare. Ok. Beh, raga, questo episodio a Venezia finisse qui. E ci vediamo alla prossima. Ciao.